una delle tante nostre incursioni live su Facebook, cioè un modo in cui ormai credo, insomma, chi ci guarda ci sia un po' abituato, no? a vedersi spuntare il live o comunque la notifica di Valdezza.net. Quindi, innanzitutto, buon pomeriggio a tutti. Io saluto Chiara intanto, che è qui con Ciao a me. tutti. Ciao Chiara. E Chiara oggi pomeriggio ci parlerà di un tema molto importante, almeno insomma, a parere nostro, però credo che sia condivisibile, no? L'importanza dell'iniziativa che stanno prendendo questi ragazzi, insomma, il movimento, tra virgolette, che Chiara poi ci racconterà oggi pomeriggio qui. Durante l'emergenza coronavirus, insomma, non sono io che ve lo deve spiegare, ma c'è stato un gran bisogno di iniziative di solidarietà. Queste iniziative sono arrivate e voglio ribadire che comunque la Valdelsa, intesa proprio come zona, appunto, ha visto un sacco di iniziative di solidarietà, no? Ci sono state diverse iniziative. Quella che Chiara ci racconta oggi pomeriggio è particolare, almeno a nostro avviso, e io l'ho invitata proprio per questo, perché mi piaceva sentire, no, dalle parole di una ragazza molto giovane quello che era appunto fare solidarietà e appunto come è nata. Ma io lascio la parola a Chiara perché ho parlato già troppo, quindi innanzitutto ti chiedo di raccontarci un attimino quella che è, come è nata, insomma, questa esperienza di giovani in solidarietà intanto. Ok, perfetto. Allora, Giovani in Solidarietà è nato da un'idea, insomma, avuta da me e da alcuni miei altri amici. Siamo tutti ragazzi, insomma, sulla ventina d'anni, alcuni un po' più giovani, alcuni un po' più grandi, comunque tutti giovani, insomma. Diciamo dall'idea che nessuno in questa situazione di emergenza, non solo sanitaria, ma anche economica, di conseguenza, rimanesse indietro. E, diciamo, noi giovani abbiamo deciso di non vivere passivamente questa situazione, quindi di non chiuderci in casa, assaliti dalla depressione, come spesso purtroppo è anche capitato, ma di dare il nostro contributo in maniera responsabile alla nostra collettività, insomma, di capire quello che noi potevamo fare per essere utili, visto che ce n'è molto bisogno. E così all'inizio, diciamo, la nostra idea era quella di offrire un supporto alle categorie più deboli, perché non ci sembrava giusto che il prezzo della crisi venisse poi a gravare su di loro. Pensavamo soprattutto ad anziani e persone più fragili, quindi magari immunodepresse o con disabilità varie, per le quali era più complicato anche uscire di casa per andare a fare la spesa e anche più pericoloso. Sì, Quindi la prendete nostra tutte quelle idea. fasce deboli fondamentalmente, mi Esatto, sta parlando. esatto. E la nostra idea appunto di partenza era quella di metterci a disposizione noi giovani, che in teoria appunto con questo virus siamo anche quelli che rischiano meno, sembrerebbe, per andare a fare la spesa al posto loro, comprare medicinali, beni di prima necessità. E, quindi inizialmente era partita così, però poi vedendo appunto che c'era un bisogno anche superiore purtroppo a quello che ci sembrava inizialmente, l'iniziativa si è estesa e abbiamo iniziato collaborando anche con i volontari del Circolo Arci della Crestone di Colle, che io insomma ringrazio perché hanno dato un contributo veramente enorme. Abbiamo iniziato a fare proprio una raccolta alimentare e di beni di prima necessità, raccolti appunto da cittadini molto generosi di Colle e anche commercianti vari. Appunto abbiamo raccolto questi beni e poi li imbustavamo, cioè li stiamo continuando insomma ad imbustare, per poi portarli alle famiglie che hanno iniziato a telefonarci. Quindi non solo anziani e categorie deboli, ma diciamo tutte le famiglie anche con problemi economici che in realtà già li avevano prima della crisi e che sono chiaramente aggravati dalla pandemia, perché molti non stanno lavorando, molti sono in cassa integrazione ma ancora devono vedere un euro, insomma. E quindi diciamo che c'è davvero tanta, tanta richiesta. E così abbiamo instaurato anche un rapporto, insomma, con queste famiglie, perché ci siamo resi conto anche che ci sono proprio
delle situazioni parecchio pesanti e in realtà offriamo un supporto che non è solo materiale ma anche psicologico spesso, perché poi spesso queste famiglie ci chiamano, insomma, instaurano un rapporto con noi e alle volte per loro è di supporto anche solo fare due chiacchiere, perché comunque si sentono soli fondamentalmente, anche abbastanza abbandonati anche dalle istituzioni, insomma. E quindi, insomma, si vede che c'è parecchio bisogno. Ci arrivano tante chiamate tuttora, che in teoria la fase strettamente d'emergenza sarebbe finita, diciamo, però chiaramente è difficile, sarà difficile anche riprendersi dopo, ovviamente, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi, insomma, c'è parecchio bisogno ancora. Senti, questa intanto ti volevo porre un paio di riflessioni, no? Perché in questi mesi di pandemia, no? Prima dell'inizio della famosa fase 2, ci sono stati alcuni che in un certo senso hanno e continuano forse, no? Soprattutto attraverso i social e quant'altro, in un certo senso additano, no? I più giovani come coloro che non rispettano le regole. In realtà il vostro, magari ovviamente c'è anche qualcuno che non le rispetta, però il vostro è un esempio virtuoso, no? Da questo punto di vista, in un certo senso, questa pandemia, no? Questo fenomeno, questa crisi, può essere anche un modo, secondo te, per tirar fuori quel che di buono c'è effettivamente in una generazione che è la vostra, che mi pare di capire dalle tue parole, da quello che fate e avete fatto, che in realtà ha voglia di aiutare, di mettersi in gioco, è disponibile, ma questo si vede anche dalle iniziative di altri tuoi coetanei che comunque hanno portato avanti delle iniziative importanti, no? In questo senso. Sì, sicuramente, insomma, è vero che sono arrivati tanti messaggi denigratori, insomma, nei confronti dei giovani, ma secondo me, insomma, il punto è che da parte dei giovani c'è effettivamente una tendenza a voler fare, anche ad uscire di casa, nel senso non è una cosa che si può negare che ci fosse questa tendenza. Il punto, appunto, sta proprio nel cercare di rendere questa tendenza produttiva, cioè non ovviamente uscire di casa irresponsabilmente, quelli assolutamente non sono comportamenti da giustificare, ma trasformarli in spinte positive per produrre qualcosa di utile per la nostra società, insomma, per costruire una sorta di rete di solidarietà che poi appunto nella nostra idea possa resistere anche dopo l'emergenza in senso stretto, chiaramente magari in modalità diverse, però comunque appunto, tanto come accennavo prima, non è che magicamente con la fine dell'epidemia tanti problemi si risolveranno. E quindi credo sì che questa pandemia sia stata, se c'è stato, insomma, diciamo qualcosa di che si può definire positivo, ha tirato fuori anche tanta voglia di fare da parte, sì, soprattutto dei giovani, che davvero sono messi senza riserve a disposizione in molti contesti, senza dubbio. Senti, questo è un po' il discorso legato alla, come si dice, cioè al gioco delle parti, no? Per cui sì, c'è chi rispetta le regole, c'è chi non rispetta le regole, insomma, è un po' un dialogo e, almeno a mio parere, abbastanza nocivo, che in realtà non ci ha fatto bene in questi mesi, ma ecco, forse sarebbe stato meglio, sempre opinione personale, cercare di potenziare un po' quelle che potevano essere le iniziative positive. E ripeto, ci sono state, no? Fondamentalmente. Però ecco, al di là delle iniziative, del virus, del rispetto o meno delle regole, sicuramente dopo la fine di questa emergenza ci sarà bisogno di ricostruire, no? In un certo senso. Quindi la cosa che spesso ci si domanda un po', al di là dei ragionamenti su didattica online o didattica online, cioè sembra che a volte, no, si riduca tutto all'utilizzo della tecnologia o meno. Cioè, io sono convinto che l'utilizzo della tecnologia sarà fondamentale, però sicuramente
verrà accompagnato da un cambiamento magari anche sociale, no? Questo è un po' il mio punto di vista. Mi interessa, almeno mi interesserebbe sapere qual è il tuo punto di vista, comunque di una ragazza molto giovane che si è messa in gioco attraverso l'iniziativa che ci raccontavi prima. Ok, quindi dici sul come si potrà poi ripartire? Sì, o almeno se secondo te poi cambierà qualcosa, ecco, e sarei curioso di sapere questo. Ok, ma sicuramente tante cose cambieranno, insomma, questo è innegabile. E, io penso, insomma, che anche un po' come accennavo prima, tutti gli esempi di auto-organizzazione, anche dal basso, insomma, che sono nati in tutta Italia, perché appunto è nato qua a Colle l'iniziativa di Giovani in Solidarietà, ma in tutta Italia ci sono esempi di giovani anche più organizzati di noi, a Milano, a Quarto, ma davvero in ogni angolo nascono. Secondo me devono anche farci riscoprire un senso di comunità diverso, insomma, e quindi io credo che si potrà affrontare meglio anche, insomma, alla ripartenza se tutti noi, insomma, estendiamo ancora di più questi esempi di solidarietà e anche se, secondo me, si riesce a fare un passo ulteriore. Quindi magari, ora parlandosi della mia esperienza, per adesso, diciamo, abbiamo fatto principalmente consegne di beni di prima necessità, quindi proprio cibo, medicine ed altro. Magari appunto anche per la ripartenza si potrebbe cercare, come già in parte stiamo iniziando a fare, insomma, cercare di vedere quali sono proprio i problemi concreti, insomma, di queste persone, quindi andare proprio a sottolineare le difficoltà che loro hanno e capire come possiamo iniziare a metterci mano già noi dal basso. Quindi secondo me sì, questo senso di solidarietà che c'era in parte in realtà già prima, però ora sicuramente ce n'è più bisogno e sarà essenziale per ripartire. Senti, c'è qualcosa che in un certo senso ti è mancato di più in questi momenti di isolamento, o magari, che ne so, sei resa conto che magari prima non ci facevi caso e poi dopo in realtà cioè magari ti sei aperto un po' qualcosa, cioè almeno hai visto le cose in maniera diversa, c'è qualcosa che ti ha fatto cambiare prospettiva durante questa, cioè almeno questa situazione di emergenza ti ha fatto in un certo senso cambiare prospettiva su qualcosa? Vabbè, chiaramente, insomma, le cose a me personalmente sono mancate di più, sono appunto cose legate anche ovviamente all'esperienza di tutti i giorni, cose alle quali ovviamente non... prima magari non davi importanza, per esempio, vabbè, il fatto di non vedere magari i miei compagni anche dell'università, insomma, o l'importanza anche davvero di avere una relazione, un confronto diretto anche magari con un professore, insomma, sono cose che effettivamente prima uno dava per scontato e in questa situazione invece si rivaluta, insomma, la loro importanza. Tutte le relazioni umane, insomma, io veramente parlo da giovane, penso anche all'importanza della socialità con gli amici, insomma, sono cose che uno rivaluta tanto. Sì, sulla mia esperienza, certo. È questo principalmente. Senti, quindi anche dopo l'emergenza, mi è parso di capire prima, la vostra iniziativa continuerà, no? In un certo senso, cioè, comunque andrete avanti. Sì, sicuramente. Ora in realtà dobbiamo ancora vedere ovviamente come declinare quest'idea poi nella pratica, perché non è così semplice. Però diciamo sì, l'idea sarebbe, come ti accennavo un po' prima, non solo quella di, fra virgolette, limitarci a diciamo mettere una pezza, insomma, come possiamo, no? Quindi portando appunto cibo a queste famiglie, ma proprio di capire quali sono i loro problemi concreti. Diciamo che un primo passo lo stiamo facendo, nel senso che consegnando anche le buste cerchiamo sempre di instaurare un contatto con queste persone, quindi di parlarci, chiedere come va, capire quali sono i loro problemi, se hanno fatto richiesta per esempio per il bonus spesa, se sono riusciti ad ottenerlo, perché
insomma, in alcune città ci sono state anche delle difficoltà, insomma, per l'ottenimento, certo, per capire come fare richiesta e tutto. E quindi un primo passo potrebbe essere proprio quello di capire di cosa loro avrebbero bisogno, perché talvolta sono proprio i cittadini stessi che sanno indicare anche quali potrebbero essere delle, diciamo, delle soluzioni concrete per loro. E quindi il nostro ruolo è anche un po' questo, insomma, secondo me potrebbe essere un'idea. Poi dobbiamo vedere ancora come ragionare, insomma. Sì. È un percorso di partecipazione a tutto campo, no? In un certo senso, cioè, ovviamente credo che il percorso sia questo. Quindi sostanzialmente chi in un certo senso voglia unirsi magari alla vostra iniziativa può farlo, può cercare. Sì, assolutamente, volentieri, sì, può contattarci, insomma, sulla nostra pagina Facebook, ci sono anche lì i nostri numeri di telefono, quindi anzi fa sempre comodo, è anche un invito a partecipare e a mettersi in contatto con noi, senza dubbio. Ottimo, Chiara, perfetto. Ovviamente la speranza è che questa iniziativa, come tutte le altre che sono nate durante questo periodo, come le altre che c'erano già e che si sono rafforzate in un certo senso per far fronte a questa emergenza terribile, di cui ovviamente tutti speriamo che arrivi la fine al più presto possibile, sicuramente, ecco, ben vengano le iniziative come la vostra. E niente, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, per aver accettato questo invito anche in maniera abbastanza estemporanea, insomma, diciamo, vabbè, facciamo una diretta, facciamo due chiacchiere, però è sempre bello anche dare voce a persone giovani come voi, alle iniziative portate avanti, perché insomma alla fine alle volte si rischia di in un certo senso di dimenticarle da una parte e poi dopo tirarle in ballo soltanto quando ce n'è bisogno. E niente, io se vuoi aggiungere qualcosa, puoi fare un appello, un saluto, fallo pure. Ok, intanto ti ringrazio, insomma, ringrazio te per avermi invitata, e insomma sì, io l'appello che faccio, appunto, come un po' dicevo anche prima, è quello appunto a mettersi in contatto con noi, sia a mettere a disposizione quello che uno ha, cioè nel senso il modo per mettere a contributo. Ognuno si trova sempre, perché c'è sempre qualcosa che ognuno di noi possa fare, anche se non ha tanto tempo, anche se non ha tante disponibilità, ma il contributo di ognuno è prezioso. Per esempio, un piccolo esempio, cioè in questi giorni stiamo iniziando a fare anche una sorta di raccolta, diciamo, di vestiti usati, perché c'erano persone che volevano darci una mano, avevano questi vestiti che non usavano, e noi insomma stiamo raccogliendo anche quelli, perché c'è chi ne ha bisogno. Quindi, certo, di nuovo appunto un appello a contribuire, insomma, se potete, a mettervi in contatto con noi. E niente, detto questo, ti ringrazio ancora. Ok, perfetto, allora grazie anche a te, Chiara, io vi saluto, vi lascio qui, ovviamente vi do appuntamento a tutte le nostre dirette dei prossimi giorni. Domani, a proposito, alle 5 ci sarà di nuovo Jessica con una ricetta per due, insomma, stiamo pianificando qualcosa, quindi vi do appuntamento a domani pomeriggio. Grazie a tutti, ciao ciao ciao. Grazie, ciao a tutti.